Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi 10 settembre ricordiamo San Nicola da Tolentino. Ascoltiamo. Nicola nacque nel 1245 a Sant'Angelo in Pontano, provincia di Macerata, da genitori pii e devoti. La leggenda della sua vita narra come i suoi genitori, ormai anziani, si fossero recati a Bari in pellegrinaggio alla tomba di San Nicola per avere la grazia di un figlio. Ritornati a casa, ebbero il figlio desiderato e, ritenendo di aver ricevuto la grazia richiesta, lo chiamarono Nicola. Ascoltando una predica di un eremita agostiniano, Nicola avvertì la chiamata alla vita religiosa e i suoi genitori acconsentirono con gioia. Entrò così nell'ordine degli eremitani di Sant'Agostino. Già prima dell'ordinazione fu mandato in diversi conventi dell'ordine e i biografi mettono in evidenza che fu un modello di generoso impegno verso la perfezione. Infatti la sua vita di sacerdote fioriva sulle esigenze della carità e della disponibilità verso ogni forma di bisogno. Dedicava molte ore al giorno alle confessioni, ministero in cui era molto ricercato e amato. Dal confessionale prendevano anima e stimolo i suoi servizi più umili. La sua predicazione, la visita ai bisognosi chiusi e nascosti nei tuguri, la pacificazione degli odi e delle incomprensioni, la sollecitudine in tutte le miserie e le povertà, e anche le visite personali nei palazzi dei più facoltosi per trovare i mezzi di aiuto per chi non aveva possibilità economiche. Sebbene negli ultimi anni la malattia mise alla prova la sua sopportazione, continuò il suo ministero fino al momento della morte, avvenuta nel 1305 a Tolentino, luogo che il Signore aveva scelto per il suo apostolato. Ci sono persone fortunate che a un certo punto hanno l'impatto con una frase che gli cambia la vita. Così è stato per San Nicola, quando ascoltò questa frase da un predicatore agostiniano. Non amate il mondo, né le cose che sono del mondo, perché il mondo passa e passa la sua concupiscenza. Che sia una frase potente per noi anche oggi per la nostra vita. Che cosa amiamo? Quando si dice cose del mondo, ci riferiamo a tutte quelle cose che non fanno poi parte del progetto di Dio e che quindi rubano il nostro cuore dall'attenzione a Dio. E molto spesso noi facciamo tantissima fatica proprio per procurarci tutte queste cose, tutte queste robe che ci danno un pochino di consolazione da quelle che sono magari le nostre difficoltà o addirittura quelle cose, pensiamo a dei bei vestiti, vestiti di marca, delle belle macchine, quelle cose che agli occhi degli altri ci fanno sembrare importanti, ricchi. E che cosa ce ne facciamo di tutto questo? Poi sostanzialmente la saggezza di questa predicazione della Sacra Scrittura ci dice che tutte queste cose in realtà passeranno e alla fine resterà nelle nostre mani solamente l'amore che avremmo saputo dare. Allora chiediamo a che cosa va il nostro amore oggi e che l'intercessione di San Nicola possa magari aprirci gli occhi sul fatto che stiamo sprecando questa energia vitale che è l'amore su qualcosa che poi non è un buon investimento perché passerà. San Nicola prega per noi.